con dei fatti, perché lavorare il lavoro, in questo caso si intende lavoro manuale. Il concetto di sussidiarietà è un concetto che noi abbiamo da sempre e mi pare che sia stato il nostro governo a dire sussidiarietà orizzontale, cioè non faccia lo Stato quello che può fare la Regione, non faccia la Regione quello che può fare la Provincia, non faccia la Provincia quello che può fare il Comune e non faccia il Comune quello che possono fare le associazioni di volontariato. Questo è un concetto che ci guida e che noi lo teniamo come linea guida. Appunto. L'ultimo minuto. Siamo già, pensavo di essere così lento. Il 5 per 1000 ci tengo a dire che è comunque un'altra idea di Tremonti, uomo di destra, però il 5 per 1000 mi sembra anche questa un'idea geniale, perché il volontariato non è di destra o di sinistra come qualcuno ci vuole far credere. Il volontariato è una cosa che sentiamo dietro e può essere di destra e di sinistra, ma il volontariato è un dono che alcuni hanno e alcuni non hanno. Noi siamo uomini del fare più che uomini del dire. Noi crediamo nell'associazione del volontariato, collaboreremo con le associazioni, credo che sui valori veri, e c'è bisogno di valori perché la droga, tanti misfatti che oggi accadono, accadono perché questa società non è più in grado di dare dei valori e anche trasmettere dei valori è volontariato, perché al di là delle belle parole, al di là di dire che io sono per gli immigrati o io sono contro gli immigrati, bisogna usare la legge e la legalità ed il rigore, perché anche troppo buonismo danneggia e secondo me a Reggio, se abbiamo peccato di qualcosa, abbiamo peccato di troppo buonismo, perché aver paura alla sera, andare lungo la via Emilia, io l'anno scorso, alcuni di voi sanno che sono stato aggredito, io non sono pauroso, io coraggio ce l'ho dentro perché è una cosa che hai. Io quest'inverno alle 7 di sera, girando per la Emilia da solo, comunque la valigetta che l'ha nell'angolo, avevo paura perché trovavo gruppi di persone che non conosci, che ti guardano male, che sono ubriachi. Quindi io direi che è ora di dare un giro di vite anche a questa tolleranza, e per dare un giro di vite, e noi lo daremo, bisogna che le forze dell'ordine controllino di più, chiederemo che controllino, chiederemo i documenti alle persone che non le hanno e se non hanno i documenti le spedieremo a casa, perché il buonismo va bene, ma prima di tutto dobbiamo dare una mano ai nostri, perché abbiamo dei reggiani poveri, abbiamo dei reggiani che hanno bisogno di essere aiutati e ora che la diciamo le cose come stanno, nei nostri paesi abbiamo una nuova povertà e allora abbiamo un dovere morale di aiutare anche chi è nostro vicino di casa. Io termino con queste parole, grazie. Un salto di area politica verso Matteo Olivieri. Matteo Olivieri, Reggio 5 Stelle. Buonasera, intanto grazie per l'invito, scusatemi se mi aiuterò con un foglio, ma le riflessioni che sono state ispirate dall'introduzione hanno fatto sì che le domande e risposte, per quanto sintetiche, devono essere abbastanza articolate. Riflessioni che portano innanzitutto e confermano il fatto che il mondo del volontariato è ciò che è un onore prima di tutto diciamo fattivo, un onore che questa città e questa provincia e questa terra hanno e quindi una risorsa che deve essere favorita in tutti i modi possibili. Per rispondere alle domande che sono state poste riguardo alle tre principali problematiche, direi dunque, vi è stato raccontato che questa è stata una crisi finanziaria, vi è stato raccontato che questa è una crisi che viene da lontano, è vero, è una crisi finanziaria, ma c'è una crisi strutturale sotto ancora più importante, una crisi di un'economia basata sulla convinzione che non esistono limiti allo sviluppo e non esistono limiti allo sviluppo neanche nei confronti della persona, non esistono dei limiti allo sviluppo nei confronti dei paesi poveri, non esistono limiti allo sviluppo nei confronti del tempo libero che possono avere le persone da dedicare a chi è vicino, chi è vicino alla famiglia, eccetera, eccetera. E tutto ciò è una crisi strutturale che ci porterà, farà sì che questa crisi finanziaria ed economica durerà più a lungo di quello che pensiamo, perché ritornerà nelle maniere più impensate possibili. Una di queste maniere è evidentemente un tasso di immigrazione insostenibile per il nostro paese,
perché i tassi a cui stiamo assistendo sono, non possono, diciamo, essere sorretti né dall'Italia né da un paese come la Moldavia, nella quale tutta la, diciamo, la generazione di mezzo che è andata a fare, non so, per esempio le badanti in Italia, è andata via dal paese. È un paese ormai ridotto a giovani e anziani, cioè non neanche giovani, a bambini e anziani. C'è un paese semplicemente che non ha futuro, ecco perché noi abbiamo messo in piedi delle proposte, il lavoro come crisi strutturale per ridarlo con le energie rinnovabili, il risparmio energetico, i trasporti efficienti. Quando facevamo proposte di fare un paniere unico nei supermercati a prezzo super scontato per le famiglie in difficoltà, si dicevano no perché così la gente avrà paura di sentirsi povera. Oggi molti lo prenderebbero. Il microcredito, la questione per l'abitazione, di cominciare a frenare l'espansione del cemento, che è quella che porta nella nostra realtà la negazione massima dello spirito del volontariato, che è la mafia, l'andrangheta, la camorra, e di riportare invece un nuovo concetto, che è quello del fatto che di ristrutturare il più possibile per fini popolari, trasformando l'affitto in mutuo. Abbiamo un punto del nostro programma sulle famiglie numerose, dove sostanzialmente vogliamo applicare le tariffe francesi a tutti i servizi comunali. La seconda domanda: noi crediamo che le aziende di servizi alla persona siano, cioè quindi il pubblico, sia centrale ma non siano erogatrici esclusivi dei servizi, e soprattutto secondo lo spirito della legge ci deve essere una grandissima importanza dei rapporti con la famiglia, e in questa grandissima importanza dei rapporti con la famiglia il volontariato può giocare un ruolo determinante e deve giocare un ruolo determinante. Si parlava prima dell'ascolto. Beh, in un mare di bisogno c'è bisogno di un mare di ascolto. Noi abbiamo fatto della partecipazione dei cittadini una delle nostre principali proposte. Abbiamo parlato di una casa delle associazioni. Noi siamo, ancora prima di essere una forza politica, un movimento di associazioni che non fanno, diciamo, non arrivano a fare volontariato nel campo dell'assistenza, che è un impegno veramente straordinario. Noi abbiamo tra le nostre attività, ad esempio, recuperiamo vecchi PC per donarli ad associazioni, a scuole che non hanno i soldi. E riguardo al consociativismo di cui si diceva prima, all'inizio i primi computer che davamo ci raccomandavano alcune associazioni a Reggio. Non ditelo che ce l'avete dato voi, perché è meglio che in giro non si sappia, quindi c'è molta strada da fare anche in questo. Per quanto riguarda la persona, quindi l'ultima domanda, noi crediamo che alcuni argomenti debbano essere affrontati in assoluta collaborazione. Per quanto riguarda ad esempio la questione dei disabili, noi abbiamo proposto a tutte le forze politiche un giro con alcuni disabili per alcune strade del centro, per mostrare quali erano i problemi, per mostrare quali erano le difficoltà. E questi sono problemi. Un vero e proprio piano dei disabili deve essere condiviso da tutti, non appartenere a nessuno ed evidentemente essere frutto delle proposte dell'associazionismo e del volontariato. E non essere in rete, non essere collaborativi è stata una delle questioni che si sono poste prima. Bene, la questione dell'informazione, qui ho finito, è veramente fondamentale. Tutto ciò che già in campo, messo a disposizione dal pubblico, messo a disposizione delle associazioni del volontariato, attraverso uno strumento importante, che è solo uno strumento, però è uno strumento importantissimo, come internet, attraverso la penetrazione di internet nelle case anche di chi ha meno possibilità, può far sì che tutto ciò più facilmente entri in rete. E questa è una mancanza di formazione, non solo diciamo strutturale, per la mancanza del mezzo di comunicazione, ma una mancanza di formazione anche dovuta al fatto che abbiamo un sistema che si sta approssimando nel nostro paese, che si sta approssimando al regime. Noi contro questo regime, per rispondere a quello che abbiamo fatto Scarpati, siamo stati gli ultimi a proporre un referendum. Abbiamo raccolto 1.650.000 firme per mandare Rete 4 sul satellite. Quando sono arrivati in Cassazione abbiamo trovato Corrado Carnevale, il famoso ammazza sentenze che eliminava tutte le sentenze della mafia, e quel 1.650.000 firme sono diventate 1.300.000 firme. È un'occasione per me per ringraziarvi dell'invito, per augurarvi veramente le migliori cose per la vostra attività. Grazie. Proseguirei con Giancarlo Cantarelli della lista Alleanza di Centro, candidato alla provincia. C'è un errore, non è Alleanza di Centro. Beh, sì.
non è alleanza di centro, è l'autonomia. L'autonomia. Buonasera a tutti, vi ringrazio di avermi chiamato a questa riunione. Io sono costretto a leggere. Io ho cercato di spiegare nel redigere il mio programma elettorale, che non a caso ho chiamato Il coraggio di decidere, che essere di destra significa avere il coraggio di scelte impopolari, come la tassazione straordinaria sugli utili di banche e assicurazioni, congelando loro i servizi offerti e con quei soldi, in vista della crisi annunciata, che sarà una grossa crisi, aiutare i cassintegrati, i disoccupati, le famiglie a rischio di povertà e gli anziani abbandonati a se stessi e anche i diversamente abili che ambiscono una vita migliore. In vista sempre di questa crisi, avere il coraggio di aiutare in prima le famiglie italiane di Reggio, con bonus ai nuovi nati e tante altre proposte, come il congelamento dei beni alimentari di prima necessità, acqua, latte, pane, farina, uova e quant'altro. Poi vorrei dire anche ridurre le rette di asili nido, scuole materne, coloro che dimostrano di essere in cassa integrazione e o di aver perso il lavoro, tenendo sempre presente sempre prima gli italiani. In questo modo si potrà rendere meno gravoso il sostentamento economico della famiglia e contribuire concretamente all'inversione del trend negativo anche delle nascite. Per quanto riguarda le associazioni di volontariato, io sono più propenso verso i pensionati, quindi rafforzare il binomio volontariato pensionati, cercando di richiamare anche sempre più giovani a partecipare concretamente e attivamente alle numerose associazioni reggiane, così facendo si riuscirà a sensibilizzare maggiormente i giovani e gli anziani all'aiuto del prossimo ed integrare classi sociali di differente età. Sono breve perché non mi piace parlare molto. La terza domanda io rispondo che, come noto a molti, per la destra la vita è sacra, quindi va rispettata ad ogni sua forma, in ogni sua forma. Mi pare che la politica sociale della destra reggiana sia chiara: bisogna aiutare le famiglie povere e quelle a rischio di povertà, naturalmente invertendo il trend e iniziare prima da privilegiare i reggiani e poi aiutare gli immigrati regolari. Sottolineo immigrati regolari perché i clandestini, la mia proposizione è chiara, devono tornare a casa loro, e non è razzismo, ma credo che la provincia non debba sprecare altro denaro pubblico per aiutare i clandestini. Grazie. Grazie a questo che il programma dello successivo. Continuerei con Luigi Piscopo, che è un altro nome noto, non settore politico, nella lista Reggio Cinica. Buonasera, andrò proprio per sommi capi. Sicuramente questa crisi dura da parecchi mesi e la sensazione è che alla fine di questo processo di crisi economica ci consegnerà un quadro totalmente mutato e che la politica sarà chiamata a svolgere un ruolo straordinario. Artigiani, commercianti, imprese non riusciranno comunque a far niente contro questa crisi, aumenta la cassa integrazione, aumenta sensibilmente mese dopo mese, c'è un aggiornamento, assistiamo alla chiusura e al ridimensionamento di attività imprenditoriale con licenziamento del personale dipendente, conseguentemente molte famiglie si trovano in difficoltà. Sostenere i consumi, dico molto velocemente, solamente per l'acquisto di generi di prima necessità, la social card, potrà anche avere un ritorno politico immediato, ma non consentirà alle famiglie di operare scelte importanti come l'acquisto di una casa, della rete e della macchina. Bisogna integrare il sistema di sostegno al reddito con le politiche attive, collegando sussidi a misure per l'occupazione. Si conferma pertanto la necessità di una nuova generazione di ammortizzatori sociali capaci di prestare tutele attraverso indennità di disoccupazione, a condizione che chi ne usufruisce accetti sia la formazione professionale che il reimpiego. Per contenere gli effetti della crisi si dovrà inoltre pensare ad estendere gli ammortizzatori sociali
alle persone che ora ne sono escluse e che stanno perdendo il lavoro, come i lavoratori precari interinali o assunti a tempo indeterminato. La seconda domanda, il volontariato, nelle sue molteplici forme, rappresenta una formidabile arma contro la solitudine e sentirsi meno utile alla società. In tal senso si vedono le positive esperienze del volontariato nella pubblica assistenza o quella degli anziani. A Reggio Emilia gli esempi in questo senso sono tantissimi. Penso si dovrà continuare ad alimentare questo circolo virtuoso con risorse e con nuove modalità di coinvolgimento. Da tempo le politiche a tutti i livelli, nazionali e regionali in primis, spingono verso un coinvolgimento importante del privato sociale nei servizi socioassistenziali. Sussidiarietà non vuol dire però affidare a privati pezzi di welfare e di disinteressarsi di come vengono condotte le cose. Quindi, termino, ci vogliono criteri nella sussidiarietà di verifica da applicarsi periodicamente, un'azione di ascolto forte verso i destinatari dei servizi e i loro familiari e politiche severe per chi non mantiene gli standard qualitativi richiesti. Però parlo di ascolto forte e ci tengo a precisare che come lista civica, siccome è mia intenzione anche nel programma di mettere al primo posto i cittadini, quindi i cittadini devono essere protagonisti delle scelte, a maggior ragione il volontariato che dà del suo, che dà con tutti i sacrifici, che veramente un impegno fuori di misura, sicuramente oltre al cittadino normale, a maggior ragione il volontariato dovrà essere partecipe e dovrà essere coinvolto nelle scelte di gestione. L'ultima domanda, come intende al centro dell'azione di governo la persona? Sicuramente valorizzando la rete di associazioni che da sempre rappresentano il valore aggiunto di Reggio Emilia. Nei prossimi anni Reggio Emilia dovrà dimostrare per davvero di essere quella città delle persone che ha dichiarato di essere sulla carta. Dovremmo sapere mettere in campo un sistema di welfare universalistico che include e non escluda, certamente a partire dagli ultimi, ovvero dalle persone più in difficoltà, ma senza dimenticare tutte le fasce sociali e i loro bisogni che sono diversi ma ugualmente forti. Io ho terminato. Grazie della rete di civica e di Franco Ferretti, c'è sindaco di Scenario e alla presidenza della provincia. Bene, grazie, siamo arrivati un po' lunghi, ci sono un po' troppi candidati da mettere in conto. Ma io a questo punto della serata e della discussione, a partire dalla crisi, farei questa riflessione, a partire dalla domanda che ci avete proposto, che dice contenere gli effetti della crisi e quali letture della nuova povertà. Il punto secondo me è come contenere che imploda questo fenomeno delle povertà. Perché dico questo? È già stato detto quanto è stato fatto come comune e provincia nelle azioni di solidarietà, di sostegno a chi ha perso il lavoro. Quella che stiamo affrontando, come è stato detto, è una delle crisi più gravi a livello globale, ma anche per la nostra provincia, che è aumentata e ha avuto una crescita interrotta negli ultimi 15 anni, siamo aumentati quasi di 100.000 persone, con giovani che sono venuti dal sud, dai 100 paesi del mondo. Il punto è: quale ricadute avrà questa crisi rispetto a quanti sono arrivati nella nostra città per la ricerca di un posto di lavoro? E quindi il punto è come affronteremo nei prossimi mesi le conseguenze della crisi. Abbiamo fatto queste azioni di solidarietà, ma è indispensabile adesso guardare ad una prospettiva lunga, purtroppo, perché l'Italia sta perdendo in termini di PIL più di altri paesi e noi siamo dentro questa situazione, con un lavoro precario diffuso, non era così 20 anni, 15 anni fa, molti giovani
sono oggi espulsi dal processo produttivo senza avere una copertura di ammortizzatori sociali. Ci sta provvedendo la Regione, ma fino a quanto lo potrà fare? Il fenomeno si perdura nel tempo e avrà una ricaduta così pesante. Quindi il punto è mettere assieme delle azioni, così come abbiamo iniziato a fare come Comune e Provincia, di solidarietà e di sostegno, che chiamino in causa anche il ruolo sociale dell'impresa, la responsabilità sociale dell'impresa, un impegno straordinario dello Stato. Alessandro diceva abbiamo impegnato 7 miliardi di euro, ma la cassa integrazione dopo 52 settimane finisce, se la crisi perdura cosa facciamo? Il punto è questo, quindi, e guardare ad un altro modello di sviluppo, come è stato detto nella discussione, che guardi quindi ad una formazione che va rafforzata, una qualificazione dei giovani che sono venuti a Reggio per cercare un lavoro che hanno perso, per una prospettiva che va ricostruita. Cioè, lo sforzo, e chiudo su questo punto, che abbiamo di fronte è, come è avvenuto nel dopoguerra con la crisi delle reggiane in questa provincia, in una provincia che è cresciuta più di altre, quale sfida mettiamo in campo per uno sviluppo alternativo, per occupazioni alternative, perché esempio i 13.000 occupati in edilizia che hanno determinato lo sviluppo che vediamo attorno a noi si devono confondere con la filantropia e la carità. La solidarietà nelle forme in cui si organizza, sia nei contesti laici sia in quelli religiosi, è una risorsa importante per la tutela e l'affermazione dei diritti delle persone. Con questi principi possiamo fare un bel percorso assieme. Grazie. Io sarei punti non sbagliano, non sbaglieranno sicuramente. Io avrei ancora altri due interventi in cartellone, quindi Romero Cattellani, è vero, mi confermo, perfetto, e poi ci dovrebbe essere Paolo Rossi, candidato all'Europeo. Si è andato bene. Bene, quindi l'intervento adesso del conclusivo di Romeo Cattellani, che abbiamo fatto. Buonasera. Gente di Reggio, lista gente di Reggio. Lista gente di Reggio, sì, grazie per l'invito. Un ringraziamento particolare ai colleghi candidati che sono rimasti, perché credo che sia un fatto di educazione ascoltare cosa hanno da dire i compagni, ma non voglio sollevare polemiche, non è nel mio stile. Veniamo alla crisi. Giustamente chi mi ha preceduto, in modo particolare la mia amica, posso chiamarla così, Sonia Masini, giustamente ha svolto anche un ruolo di consultivo, perché chiaramente essendo il presidente della provincia in carica, e quindi tutta una serie di cose dette sia dalla Masini che dal sindaco del Rio, cioè questo messo in campo di ammortizzatori sociali, questo messo in campo di attenzione particolare alle tariffe, incontestabile, ben venga, ma la crisi, oltre a sperare che prima o poi finisca, vogliamo cominciare ad interrogarci sul evitare di ricascarci di nuovo, quantomeno a livello di quelle che sono le nostre prerogative locali? Noi abbiamo delle eccellenze nella nostra provincia che vorrebbero valorizzate, mentre invece sono mortificate. Pensiamo soltanto all'importanza dell'agroalimentare nella nostra provincia, quanto non è valorizzata. Si diceva recentemente che la provincia di Reggio Emilia è la provincia più rurale. Wow! Direbbero i ragazzi su Facebook. Sì, è una ricchezza. Ma come operiamo in questo senso? Io richiamo tutte le forze politiche che possono fare quadrato intorno a queste cose. Facciamo un esempio. Parma è riuscita ad avere come denominazione di origine protetta il fungo di Borgotaro, dove non c'è l'intervento dell'uomo, dove non c'è l'ingegno di nessuno, non c'è nessuno che lo va a piantare, perché?
Beh, perché politicamente hanno fatto il quadrato? Perché non cominciamo anche noi a parlare su queste cose? Signore, abbiamo una fiera che ha delle caratteristiche che nessun'altra provincia ha. Però dove è messa? Perché è nostra. Perché quella di Modena non è dei modenesi. È a maggioranza della fiera di Modena. Abbiamo quel parco che gravita su Milano e ha un peso pazzesco, a 4 volte i dipendenti che abbiamo noi. E ferma, e lì. Ma, signore, la fiera vuol dire intervento sull'economia, vuol dire sostegno all'economia. Cominciamo a guardare avanti. Io penso che un pubblico amministratore sia un qualcuno che riesca a progettare il futuro, perché gestire l'oggi sono capaci tutti, ma non è il mestiere del pubblico amministratore. L'oggi lo gestisce il funzionario, il politico deve saper guardare avanti. E vediamo la seconda domanda. Io la farei al contrario. Io dico a voi, che rappresentate il volontariato, che avete chiamato noi aspiranti amministratori di questo comune, di questa provincia, ci avete chiamati per dire cosa fareste, ci sarete, sarete con noi? No, io dico, signore, volontariato, ci sarete con noi? Lo chiedo a voi, se sarete con noi, perché se no si ferma tutto. Certo, sinergia, non stampella, si è detto, ma pensate soltanto alle croci, pensate al certificato di assistenza, volevo dire questo, pensate anche agli interventi culturali che il volontariato porta avanti, esperienze probabilmente interrotte, le guardie ecologiche, magari gestite un po' meglio. Le tossicodipendenze non se ne parla più, se non esistessero più. Non se ne parla più, no? Ma insomma, dai. Quindi anch'io sono per il fare. Anch'io sono, oltre ad avere esperienze di volontariato che qua interessano a pochi, nel senso che se l'ho fatto perché mi andavo di farlo, lo farò ancora e non c'è bisogno di dire dove sono impegnato e come. La domanda è appunto a Fiorbo, ci sarete? Per quanto riguarda gente di Reggio, perché posso parlare a nome della gente di Reggio, noi ci siamo. Noi ci siamo, ci saremo, speriamo che ci siate voi. L'ultimissima questione riguarda questa citazione che voi fate riportando l'intervento di Papa Ratzinger alla Villa Concert House, che ha detto una cosa contestabile. Beh, noi però, con tutto il rispetto per Sua Santità, siamo convinti che come laici potremmo andare anche oltre rispetto a quello che è la dignità dell'uomo. Per esempio, sapete che consideriamo come laici il definire sacralità dello Stato e sacralità della vita un limite, ma non voglio aprire un dibattito. Noi ci siamo con le nostre convinzioni, ci siamo anche per andare oltre questa visione, ma come pubblici amministratori, perché siamo qui chiamati per questo, come futuri pubblici amministratori, la centralità dell'uomo passa anche attraverso delle scelte di politiche di gestione del territorio ben precise. Esempio, i centri storici vuoti non si riempiono con le belle panchine. Sono belle, vediamoci. Ma anche la fontana davanti al municipale c'erano i bimbi che facevano la doccia, certo. Ma il centro storico, riflettiamoci un attimo, l'abbiamo svuotato. Ma la centralità dell'uomo passa anche attraverso garantire la vivibilità dell'uomo, dell'uomo più debole. Non di quello che prende la macchina, va a fare... No, dell'anziano, del disabile, del... Il centro storico della città, ma anche il principale centro della nostra provincia, sono vuoti. Per non parlare della montagna. Signore, i mercati regionali
che servono cose chiusamente, ho chiuso, ne approfitto per essere l'ultimo, penultimo, allora interrompo subito. Il mercato è anche un modo di monitoraggio del territorio, il mercato, il commerciale, eccetera, eccetera. Riflettiamo su queste cose. Riprendere a mano cose che nel passato potevano sembrare da superare e ripensarle oggi, potrebbe essere un bel bagno di, da un lato, di umiltà, ma sicuramente che potrà andare incontro alla centralità dell'uomo e vivere meglio. Grazie. È ritornato in campo Paolo Rossi, candidato alle europee nel consiglio del settore Consiglio Italia Nord Orientale per Alleanza di Centro, no. L'autonomia. L'autonomia. Grazie, buonasera a tutti. Un piccolo intervento anche perché io ufficialmente non ero tra gli invitati, ma sono venuto assieme al nostro candidato per la provincia, Giancarlo Cantarelli. Niente, volevo solo ed esclusivamente darvi un saluto per quanto mi riguarda personalmente, fare in bocca al lupo ai pochi candidati per la provincia, per il comune che sono rimasti ancora in sala. Io mi allaccio a quelle che erano le domande che erano specificatamente relative a quelle che sono le associazioni presenti sul nostro territorio reggiano, rilacciandomi solo all'ultima per quanto riguarda appunto l'intervento di Benedetto XVI, allacciandomi a quello che è il mio programma, dove la centralità dell'individuo è sicuramente una delle cose che sono alla base del mio programma, dove si intende centralità dell'individuo in relazione alla vicinanza col mondo della politica, per cui riacquisire questo binomio, perché ad oggi ci troviamo di fronte ad uno scollamento sempre più ampio di quella che è la realtà politica, da quelli che sono le esigenze, i bisogni dei cittadini. Per concludere, dopo questo mio saluto veloce, un invito a tutti i responsabili delle associazioni presenti in sala. Io vorrei avere il privilegio di essere uno degli europarlamentari di tutti noi reggiani. Io sono luzzarese, ma ormai reggiano d'adozione perché lavoro qua a Reggio da 10 anni. In qualità di potenziale europarlamentare, qualora lo diventasse, vi esorto, vi invito a rompermi le scatole per quanto riguarda i finanziamenti in ambito europeo alle associazioni di volontariato. Teniamo presente una cosa, senza voler fare nomi e cognomi per quanto riguarda gli europarlamentari attualmente in carica e quelli che ci sono stati, l'Europa, nella fattispecie Strasburgo, è una grossa cassaforte dove tutti gli Stati membri vanno ad attingere finanziamenti. Noi italiani non capisco perché, o perché arriviamo più tardi degli altri, o perché abbiamo le manine più corte per arrampicarci e prendere qualche finanziamento, siamo sempre gli ultimi. Per cui rompetemi le scatole, perché questo deve essere uno degli impegni che pubblicamente mi prendo nei vostri confronti, quello di riuscire ad ottenere finanziamenti per le imprese di Reggio, per la gente di Reggio e per le associazioni di Reggio. Grazie. Quello che noi volevamo è che loro portassero le loro idee e che il mondo del volontariato
Quando lui dice che non è d'accordo sulla parte del nostro statuto dove il movimento dice che vuole chiedere una politica, io sono convinto, e con me è convinto la gran parte del movimento, che nel momento in cui esiste un volontario che fa una scelta, che fa una lettura del territorio, che segnala una disabilità, una criticità, questa è una scelta politica. Non partitica. Io non intendiamo politica partitica, intendiamo politica, allora quando si incuisce nella società e si cerca di migliorare la società, sicuramente questa è politica ed è una politica fondamentale che molti di noi dovrebbero applicare, evitando di seguire quei modelli del tv commerciale qua portano che per apparire si strappi anche il proprio corpo pur di apparire. Altra cosa, mi dispiace che non ci sia Antonella Spazzani, che si è andata via prima, lei ha fatto riferimento alla rappresentanza, cosa molto che noi segniamo molto forte come movimento ed è il motivo per cui esiste il movimento. È vero, esistono strutture come il Comitato Paritetico, il Forum del Terzo Settore, lei ha chiamato la consulta, ma sono tutte strutture che mettono insieme il pubblico e il volontariato privato. Allora, da lì non si può uscire con una volontà del volontariato, ma essere la volontà mediata tra il pubblico e le istituzioni che sono presenti in quegli organismi e il volontariato. Noi siamo convinti che l'autodeterminazione, l'autoconvocazione, l'autoattivazione del volontariato porti avanti le idee a favore del volontariato. È anche vero che poi queste idee, questa forza innovativa, noi la riteniamo innovativa, molto innovativa, e anche vero che questa forza dovrà essere limitata nel confronto, nel condividere le posizioni. Ma sicuramente se partiamo già da organismi dove vedono insieme pubblico e privato, questa porta viene attenuata. Infatti, di solito le consulte non hanno una grande attività. Ultima cosa. Direi che i risultati sul nostro coinvolgimento sono andati oltre le nostre speranze. Noi oggi abbiamo sentito parlare di co-progettazione, di co-programmazione, di co-gestione. Benissimo, noi ci siamo, speriamo che i futuri amministratori ci siano e sicuramente noi a ottobre, l'impegno che ho detto prima, li rivedremo e se non saranno disponibili, come è successo in passato, non se non saranno disponibili troveremo le forme per avere quell'attenzione che loro pensano della vita. Io vi ringrazio di nuovo di essere portati qua con noi fino a noi e vi auguro una buona. Invito a seguire il dibattito dai prossimi giorni sempre sui siti internet di Dar Voce e del Movimento dove pubblicheremo le domande che avete presentato oggi. Arrivederci. Ciao. È andato tutto bene, no? Tutto bene, non ci sono neanche scaricate le pile delle microfono. Vuoi andare a casa? Che me lo porto ad andare a casa? Però ci sono un posto, no? Beh, il... Tudo bem.